show starts, starts, starts. Napolissima è un programma offerto da G&G Music Eventi di Luigi Iannone. Conducono in studio Bruno e Giuseppe Arcopinto. Chiama in diretta al numero 059-21-52390. Prenota la tua canzone del cuore su TVB85, la televisione che ti vuole bene. Napolissima è un programma offerto da G&G Music Eventi. Stop. È così, più cordiale buongiorno, buona domenica cari amici, come di consueto siamo sempre qui in vostra compagnia e per il programma Napolissima. Caro Giuseppe, buongiorno anche a te, buona buongiorno domenica. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, adesso partiamo con una buona, una nuova domenica. Certamente. E come di consueto io devo sempre rinnovare l'invito a voi che siete all'ascolto con questo programma di Napolissimi in compagnia di Bruno e di Giuseppe, ma non dimenticherò mai la direzione di TVB su 85, Luca Bello, ciao, buon lavoro, tu sei super impegnato, però c'è sempre lui, il nostro sponsor, l'amico Luigi Iannone con G&G Music Event. Comunque sì, eventualmente se siete interessati per qualsiasi tipo di manifestazione, feste private e cose, basta telefonare a Luigi Iannone, il numero lo getto in sovraimpressione. Bene, ci siamo? Allora vogliamo iniziare, questa domenica è 17, state tranquilli, è una domenica comune a tutti quanti gli altri, perché vi sembrerà strano, io non è che la rende pubblica le mie cose private, io il mio numero civico a casa è 17. Io sono nato il 17. Lo so, 17 aprile. Esatto. Allora, caro amico Giuseppe, io auguro anche a te, famiglia, a tutti gli amici e parenti. Dunque, Simone, sei sempre lì in regia. Buona domenica anche a te. Beh, allora, vogliamo iniziare? Sì, stamattina qualcuno dice... chi lo vuole variare? Cioè, vuole divertirsi con tre puntini, diciamo i fatti come sono, a Napoli. Allora, c'è qui la coppia magnifica, Fabiana con Giussi Attanasio. Iniziamo. Contattata un'ora fa ricenna ma dove stai? Legge risposte da un'amica mo stare in the way. T'ha contattata pure a te ma che pensate fa? Mo m'ha chiamata ritta scinna sto passando a ca. T'ho giuro la già distruggere. Mira co chiama combattere. Chi le va paria? Pure questa notte è venuta a me via. Tutto capace vuole. Scinne prima tu, vira che dici due minuti e venga dove stai tu. Povero scema sa pensava era ciò furbe me, non ha capito che è fornuto chi sto gioco a tre. Con noi va soltanto perdere, t'ho giuro volesse vantare. Chi le va paria, pure che stanotte è venuta a me via, tutto capace vorrò. Ma chi cattive non riavolo.
È così, chi lo vuole variare, caro Giuseppe, sì, come infatti sì. Giuse Attanasio che subisce sempre insieme a questa nuova voce che si chiama Fabiana. E come quando ci riguarda, voi vi invito, se la volete, intendiamoci, a telefonare per un saluto cordiale 059 21 52 390 oppure il vostro messaggio simpatico come sempre a WhatsApp 346 10 77 159 oppure c'è Facebook, qualsiasi messaggio, sì, caro Giuseppe, sì, sì. Noi siamo sempre pronti a darvi non è una risposta ma un saluto sincero e basta collegarsi a TVB 85, la nuova pagina della trasmissione. Allora, prima che mi dimentico, che può capitare, questo programma va in replica su Studio 85, canale 85 digitale terrestre, il martedì e il venerdì alle 9.45 fino alle 11.30. Sì. Però c'è anche la possibilità. Sì, per sì, chi, sì. Per chi? Allora, ecco qui, GG, che cosa succede? Ma sì, c'è una nuova rete, insomma, sul web della GG Music, ovviamente è radio e TV web, è il server 89.com. Quindi il giovedì e il sabato potete vedere, insomma, la replica della puntata. Quindi, non conosciamo l'orario, ora vai, ma direi lo stesso orario. È una radio web che funziona 24 su 24, cioè quindi a qualsiasi ora c'è musica napoletana. E poi il giovedì e il sabato c'è anche la replica. In pratica puntata. C'è da recuperare la puntata se qualcuno oggi non riesce a vederci oppure ha impegni personali, familiari. Bene. Noi andiamo avanti? Sì, 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 avanti, sì. Però prima che mi dimentichi dobbiamo festeggiare l'onomastico. Oggi è Sant'Ignazio. Chi si chiama Ignazio? Tanti auguri. Tantissimi auguri. Da Bruno Giuseppe, Luigi Annone, la GEG, Studio 85 e tutti quanti voi. Ti voglio bene, TVB, ecco qui. Simone, prossima canzone. È così, finalmente arriva lui con l'ultimo suo capolavoro, Az come voglio bene. È sempre lui, il grande, sì, senza Fabrizio Ferri. La foto mi riciste, ricordati bene, spandacava e moriva quando non mi veniva. Felice e contenta, dove facevano quando. E mo ve dicendo, caso un ignorante, Az mi voleva bene. E che la sera d'indolietta quando tu mi diciste tuo padre e tua madre, ma che bravi persone, quando poi ti ricette portammelo in coppa, tu con aria schifata tu a me mi diciste che la casa si sporca. Azza, mi voleva bene. Non trovavo un posto, non trovavo fatica, diceva coraggio, non è ancora finita. O venga a sapere, bocche e compagne, che era un povero stronzo e non valiva poi tanto. Azza, mi voleva bene. Sera, oh maledetta sera, tu maledetta e vera, non hai bisogno di me, come ti senti tu stasera, sta maledetto amore, un vuoto dentro al cuore, che non ti fa parlare quando diceva amore e t'amo, io mi sentivo nato e tu abbracciava nato, più importante me che senza te ne mostra amore. Se non ti regalo, se non ti farò dormire. Quando la sera tornavo ero stanco e nervoso, il mio unico scopo era solo suonare. E tu come al solito, contenta e felice, facevi di tutto per farmi incazzare. Az, mi voleva bene. Pretendevi che parlassi italiano perché il dialetto era troppo volgare. La signora per bene, la signora Rugazza, si manca sta stronza fosse nata a Milazzo. Azza, ma voleva bene. Sera, oh maledetta sera, tu maledetta e vera, tu non hai bisogno di me, come ti senti tu stasera, stra maledetto amore, un vuoto dentro al cuore, che non ti fa parlare quando diceva amore t'amo, io mi sentivo nato e tu abbracciava nato, più importante me che senza te ne mostra amore, se non ti regalo, se non ti farò dormire. Senza te ne mostra amore, se non
l'essenza della mossa l'amore, si non te la cavola, si non te fare un mio. Azza, ma voleva bene. È così, caro Fabrizio Ferri. E purtroppo il colpo noi non l'abbiamo, ha detto una parola poco precisa, poco gradevole, comunque sì, vabbè, sono le canzoni che scrivono gli autori. Forse c'è una telefonata allo 059 21 52 390, pronto, con chi parliamo? Buongiorno miei tesori! Cara amica da Aiello del Sabato, Avellino! Avellino! Aiello è il mio grande paese! Allora... buongiorno a tutti, grazie a voi in particolare, a tutta la redazione, grazie. E a tutti i nostri telespettatori dall'A alla Z, perché non vedo l'ora di ascoltarli tutti. E Carmela Begley, un bacio particolare, e Teresa, tutta la famiglia Galletta, li ringrazio sempre che sono venuti a trovarmi tutti. Ah, sono venuti? Sono venuti, tu, 9 persone sono venuti. Non c'era Raffaele, però Teresa, marito, cugini. E non stavo neanche bene, mi hanno dato un onore che ancora quando ci penso mi metto a piangere, guarda, mi sembrava quando c'era Raffaele. Guarda, a parte le giante. Pina, Pina, dimmi. Domenica prossima è San Raffaele. Domenica, sì, lo so che sta Raffaele, quindi vorrei fare... Sei contento, non domenica ti prossima, non ti preoccupare, una bella canzone contento. Per il nostro Raffaele Sanzone. Vabbè, dimmi. Allora, cosa dire? Ecco, io domenica voglio una canzone a tuo piacere, lo sai che Raffaele amava la musica. E venivamo sempre quando lui faceva le feste. E cosa dire? Non facevo un giorno di allegria perché... tu porti tutta allegria in casa mia ed anche degli altri. Sì. E cosa devo dirti? Quando io mi emoziono, quando mi sento, vorrei essere là, mi mancate con le vostre feste, con le belle giornate che siamo passate, Bruno, ti ricordi? Grande, grande manifestazione di famiglia. Domenica prossima vado di nuovo a Napoli a sentire Mauro Nardi, c'è tanto spettacolo. Ah sì, lo so che sei stato da Mauro Nardi, lo so, lo so. No, no, ce n'è un'altra. Ah, c'è ancora un'altra? 26, c'è Natale Galletta. Non me ne perde nessuno, non ti preoccupare. Bravo, tu sei in Campania e facilmente ti puoi spostare perché il viaggio è breve. Sì, un'ora e qualche cosa, brava, dove sono. Brava. No, va bene, lascio lo spazio a tutti. Grazie. E saluto tutti gli artisti dall'A alla Z senza dimenticarmi nessuno. Un bacio particolare a Michele Taurino. Ecco, infatti con Taurino oggi ti faccio l'abbinamento dell'atletica, va bene? Bravo, grazie, perché guarda, è stupendo quel ragazzo, diventa sempre più bravo. Saluta Raffaele, Raffaele Galletta è cantante anche lui. L'amico. I ragazzi, tutti, guarda, i ragazzi che sono verso la vostra parte, che io ho seguito, e li voglio bene a tutti, a Lello, a tutti, tutti. Buona giornata a cara tutti. Cara amica, tantissimi auguri. Prima se la saluta. Ciao. Ciao. Saluto ciao. Ciao. Bene, qui siamo in provincia di Avellino, Giuseppe, Aiello del Sabato, lì d'estate è una meraviglia. Aria salobre, fresca, infatti. Bene, allora che cosa succede? Allora, noi abbiamo ascoltato Fabrizio Ferri con la canzone Azzo mi vuole bene. Però in settimana, il 13 ottobre per la precisione, giunge una notizia poco piacevole. Il cantante, l'autore cantante napoletano, cabarettista pure, Federico Salvatore, purtroppo è stato colpito da un'emorragia cerebrale, il quale io spero che sia a casa, dovrebbe essere ancora in ospedale. Comunque, gli auguriamo sì, a Federico Salvatore una prestissima guarigione, un presto ritorno a casa, sì, sperando che sia già a casa, sperando. Comunque è successo questo il 13 ottobre che ha avuto un'emorragia cerebrale. I medici come sempre stanno monitorando tutta la sua salute e lo ricordiamo quando nel lontano, se non vado errato, nel 1986 a Sanremo con la canzone Az, se ben ricordiamo. Sì, sì, sì. Beh, comunque sia, auguri a Federico Salvatore da Napolissima, da Bruno Giuseppe, Luigi Annone, Studio 85, TVB. Comunque sia, tanti auguri a questo autore e cantautore napoletano. Bene, noi andiamo avanti.
Sì. Cioè, ci sono messaggi? Ma allora, ce ne sono, infatti colgo l'occasione anche per farne qualcuno. Allora, c'è la nostra Elena da Cerra con il marito Luigi che dice: buongiorno, siete simpaticissimi, ci fate molta compagnia, grazie, un bacione alle mie nipotine, e sarebbero poi Gioia, Aurora, Elena, Ingrid e Silvia di Campagnola, a cui mando un bacio anch'io ovviamente. Poi abbiamo, qui abbiamo il grande Stefano Ballarò, che dice, perché devi sapere che io ieri ero ad Arco, ero proprio a casa di Stefano. Sono stato benissimo, lo ringrazio. Arco di sì, del Garda, sul Trentino. No, io con mia moglie e i bambini. Poi ovviamente Luigi Annone non c'era. No, è Luigi Annone. Allora Bruno, Luigi Annone deve lavorare, altrimenti la trasmissione non va avanti, ok? Ma lui lavora sempre. E quindi no, lo ringrazio veramente, dice: "Buongiorno e buona domenica al grande Bruno Pino, un saluto a tutto lo staff e al grande Luigi Annone." Qui io ovviamente ricambiamo e mando un bacione. Dobbiamo dire all'amico che io sovente mi sintonizzo sul suo web Radio Unica Emozione. Sì, sì. Certo. No, ma infatti va tutte le sere, lui va in onda. Per ascoltare le campane come suonano. No, ma guarda, è molto bella anche perché lui tutte le sere molto spesso ha degli ospiti eccezionali. C'è variazione musicale. Là. Sì, sì, giovedì abbiamo avuto, io a volte collaboro con lui, abbiamo avuto Mimmo Taurino, abbiamo avuto è una grande persona, a cui mando un bacio, lui, la moglie e i figli ovviamente. E poi invece abbiamo, Teresa da Ravenna che ci saluta, dice: ciao a tutti, sono Teresa da Ravenna, ci chiede un brano che metteremo la settimana prossima perché adesso in scaletta abbiamo quello che hai chiesto la settimana precedente. Poi abbiamo ciao, sono Gino da Correggio, dice: buona domenica Bruno, Giuseppe, Luigi Annone, vorrei fare gli auguri a mia moglie Rita che ieri è stato il suo compleanno, noi ovviamente ci associamo e mandiamo tantissimi auguri, e voleva dedicare una canzone che non ho in scaletta, Gino, ma provvederò quanto prima, almeno la settimana prossima, però a farla ascoltare. Diciamo a Gino che c'è una canzone che portasse, visto che c'è l'augurio, con tanto amore. Noi gliela dedichiamo e la settimana prossima quella che mi hai chiesto in questo momento. Poi abbiamo un ultimo suo messaggio per il momento. Ciao, sono Gioia. È la mia bimba, un bacio forte. Che desiderosa, volevo venire sempre qui sovente nel Ma lei è la mia prima fan, quindi lei è Aurora, ovviamente, sono le mie prime fan. Bene. E dice: sono Gioia Campagnoli, io volevo fare un saluto a tutta la mia famiglia e a tutti voi. Io mi associo, Gioia, Aurora è la mia dolce metà giorna. Perfetto, giunge una telefonata, Giuseppe, prima che andiamo avanti con la musica, possiamo rispondere? Sì, certo. Pronto? Pronto, buongiorno Bruno, buongiorno Pino, un abbraccio a tutto il team che lavora su Napolissima e gli Annone, sono Ballarò, buongiorno. Grande Stefano, un bacione. Buongiorno, Stefano Ballarò, come io, anzi l'ho detto poc'anzi, io sì, ti ho sentito, ti seguo perché mi fa piacere, ottima musica. E grazie Bruno. C'è una grande varietà musicale. Allora io posso dire che quando un grande come te segue un piccolo come me, ho fatto tanto perché, senza togliere niente a nessuno, tu sei un grande conduttore e perciò non bisogna dire altro su di te, perché sei veramente un grande, e quando tu segui uno piccolino come me, allora si vede che sto facendo bene, e questo mi fa piacere per quello che faccio. Vai tranquillo caro amico, che purtroppo la vita è una ruota, ieri tocca da me e ancora oggi sono così in presenza del pubblico, degli amici, e perché mi è sempre piaciuto condurre sia che dalla radio, e poi sono passato in televisione negli anni 90. Però capisci, io conoscendo, che saluto anche Luigi Giannone, tutto il team della GNG Music 20, saluto anche Gio Barone, io conoscendo Luigi Giannone, sceglie sempre i cavalli vincenti e non sbaglia mai, perché lui ne capisce tanto. Tu sei veramente, a parte bravo come conduttore, ma una bravissima persona, molto umile, e non vedo l'ora di poterti stringerti la mano di presenza. Presto sarò a trovarvi, dai, presto verrò a farmi un giro anche io. Caro Stefano, io che posso dire? Sarei fiero quando avremo la possibilità di prenderci un caffè.